Welcome to Miro TV! Ragazzi, inizia una nuova avventura e inizia ufficialmente quindi il cammino di Miroson. Molti di voi forse si chiederanno perché ho scelto il Napoli, perché ho scelto un giocatore di nazionalità islandese. Io ragazzi ve lo dico subito. Allora, praticamente ho scelto il Napoli perché è una delle mie squadre comunque preferite qua in Italia. Ho tanti amici napoletani, ho tanti iscritti napoletani che spero seguiranno questa avventura che non vedo l'ora di iniziare. Mentre perché l'ho scelto islandese? Praticamente ragazzi Euro 2016 ho iniziato ad avere un certo debole per la nazionale islandese, i vichinghi, mi piacciono davvero tanto. Forse ecco, a livello calcistico non sarà come giocare con la maglia della nazionale italiana, però volevo fare questa avventura. Spero che questo personaggio vi piaccia, forse già dalla miniatura sarà stato ben introdotto perché avevo intenzione di metterlo nella miniatura. E niente ragazzuoli, si parte da Napoli, non so se il Napoli ci terrà, su questo ho davvero tanti tanti dubbi, ci manderà in prestito in qualche squadra. Iniziamo subito così, tanto per l'ho introdotto, e vi dicevo, ci manderà probabilmente in qualche squadra, ma come tutti penso lo sappiate, qualche partitella ce la potrebbe far fare il mister. Il Napoli ha talenti secondo me straordinari, soprattutto là in attacco, Insigne, Callejon, lo stesso Mertens. Attenzione, Miro son gioca però, quindi la prima partita di titolare Miro gioca, poi ci sta Callejon. Ragazzi, ci sono davvero tanti tanti talenti. Questa partita che ci apprestiamo già a fare, praticamente giocheremo con Callejon Insigne, ma ragazzuoli, la punta centrale, perché sì, come avete potuto vedere, il ruolo scelto per Miroson è punta centrale. Con Peonia mi sono divertito, mazza qua le magliette, mamma mia. Vabbè no, cambiamo la nuova, mettiamo la gialla. Ok, che vi dicevo, con Peonia mi sono divertito davvero molto a fare diverse carriere, non ne ho fatte due, uno con Peppe Normatto, l'altra con Leandro Onnissimo. Io gestivo più o meno tutta la squadra mentre lei gestiva il personaggio. Qui invece la situazione è un po' diversa, io gestisco solo Miroson, un attaccante che ha circa 71 mi pare. Potremmo essere convocati con la nazionale effettivamente, ragazzuoli, quindi staremo a vedere come va. Io non vedo l'ora di giocare, non vedo l'ora di sapere quale sarà la squadra del primo anno, perché vi ripeto, ho tanti dubbi che possa essere il Napoli, anche perché la punta centrale a Mertens, a Milik, ne ha di tutto e di più, dovrebbe averci anche Leandrini, se non mi sbaglio. Intanto iniziamo noi, guardate ma che bestia che è, ragazzuoli, Miroson. È una vera e propria bestia lì. Mamma mia. Occhio all'Everton che subito va sulla fascia con Vlahovic, bravo Mario Rui. Bella chiusura lì, attenzione, non perdiamo palla lì. C'è Rafael in porto, ho un po' paura per il portiere. Occhio lì, McCarthy, Sigurdsson, vediamo un po' se ne esce Benedonelli. Prima palla di Miroson che allarga per Lorenzo Insigne. Parte Insigne. Ragazzi, è stupendo giocare con Insigne, Galeon sulle fasce. Occhio all'Everton con Calvert-Lewin, bravissimo Donnelly che ha già fatto due chiusure. Ah, forse ce l'ha un po' corta, ma noi la teniamo. Facciamo salire la squadra, Jorginho. Poteva passarcela a noi, Allan. Diawara, potrebbe aprire qua Jorginho, non so se ci vede, bravissimo Jorginho. Attenzione a Miroson, forse potrebbe fare un 1-2 con Jorginho. Insigne potrebbe vederci, no, la tiene lì. Insigne, la passa a noi. Miroson col destro. Kin la chiude, però ci siamo, ragazzi. Giocare con giocatori del genere alla fine è molto molto facile, perché sono davvero tantissimo. Bravissimo qua nel senso che ci manda in profondità. Potremmo tentare la conclusione. Miroson, subito, al debutto, anche se è una partita di sti cancazzi, però subito lasciamo. Ho dato un calcio, ho fatto un casino. Cazzo di gol, ragazzuoli. Miroson su imbucata di Lorenzo il Magnifico. Che gol di sinistro, col piede debole. Tra l'altro, è un bel destro. Guarda qui, col mancino, la va a concludere sul secondo palo. 1-0 Napoli. 1-0 Napoli che ha segnato Miroson. Eccezionale. Lo squillo, ragazzi, è importante. Là ci dà 8,2. Ma occhio a loro che attaccano con Sigurdsson, un altro islandese come noi. Occhio a Calvert, Allan, Callejon, può passare a noi. Facciamo salire il Napoli con Miroson, che potrebbe aprire per Insigne, bravissimo Lorenzo, magnifico. La passa qui, facciamo 1-2. Bella così, c'è intesa ragazzi, guarda lì, Insigne ancora. Miroson a giro, c'è la chiusura, vediamo un po' se ci fa la sponda. Schender però chiude ancora, Allan, quanto pressa a Napoli ragazzuoli, bellissimo. Vediamo Callejon, mette in mezzo. Miroson, c'è Schenderlin, è un Napoli all'aremaggio, ancora Jorginho, ancora per Miroson che qua fa. La deviazione stava per diventare decisiva. Miroson inquadrato. Rivediamo il gol. Guarda che pezza di sinistro. Bellissimo inizio di Miroson con la maglia del Napoli. Occhio qui. Calcio d'angolo. Miroson anticipato, ragazzi. È una bestia. 1,84 mi sembra, 82. Non so più, 84 è una vera e propria bestia. Speriamo di fare tanti tanti gol
con questo giocatore. Attenzione, sai, Allan. Merosan vede benissimo Jorginho che allarga di là per Calejón. Non c'è nessuno in mezzo, però Calejón cerca la testa di Insigne. Forse gli ho chiesto la sponda, ho chiesto un po' troppo, non è niente, però va bene così. Se ne qui c'è il calcio d'angolo dell'Everton, vediamo un po' cosa succede. Esce Rafael di pugni, vediamo un po' se riusciamo a far salire la squadra. Ci ruba il tempo Bunny Game, sbaglia Mario Rui che non la passa di prima, però recupera Mario Rui. Oddio che cosa ha fatto Mario Rui. Noi apriamo di là, che c'è Calejón in progressione, Calejón, che contropiede nella poi ragazzi. Calejón sbaglia l'appoggio per Jorginho che poi recupera Calejón. Qui forse ci voleva mandare noi, ma sbaglia Miroslav, la pressione del vichingo. Per poco non gli rubavamo la palla, andavamo uno contro uno. Bellissimo, bellissimo nostro inizio. Questo dovrebbe essere il nostro mister. Bene così. Andiamo verso la fine del primo tempo. Qui l'Everton tenta conclusione. Ma Tonelli ragazzi sta facendo un'ottima partita. Un'ottima partita di Tonelli. Ma del resto ottima partita anche di Miroslav, che si presenta con un gol al debutto. 1-0 primo tempo, bell'inizio. Vediamo un po' di continuare così. Sigurdsson, un altro islandese, altro a Calvert. Calvert va via, bravo qui, sai, cerchiamo di farla ripartire noi l'azione. Miroslav la passa. Primo sbaglio forse pesante di Miroslav che fa ripartire l'Everton dopo che stavamo uscendo palla al piede. McCarthy, bravo Jorginho. Siamo là di qua. Adiavarà 1-2 eccezionale con Miroslav. Insigne. Calejón, la può mettere in mezzo. C'è Miroslav, che cosa ha preso Pickford? Fuori gioco però. Che intesa però con Calejón e Insigne ragazzi. Tanta tanta roba. Esce Diawara ed entra il capitano Marechiaro Hamsik. Allan ragazzi, che giocatore, Jorginho. Di qua, vediamo un po' di dialogare un po' con Jorginho. La metti di là, può metterla in mezzo Calejón. C'è, la mette in mezzo! 2-0 Miroslav, ma che intesa con Calejón e Lorenzo Insigne. Strepitoso, strepitoso. 2-0 Napoli. Eccezionale. Jorginho allarga per Calejón. Calejón mette una perla in mezzo e Miroslav di sinistro distrugge il portiere con un tiro sotto la traversa. Esulta giustamente Jorginho, entra Zielinski. 2-0 Napoli, doppietta del vichingo. Occhio qui all'Everton con Calvert. Calvert la mette in mezzo, arriva Zielinski a spazzare. Vediamo un po', forse ci abbassiamo un po' noi. Schenderlin, occhio occhio a giro. C'è Rafael, fortunatamente è un tiro molto debole anche per Rafael, che fa ripartire il Napoli con Isai. Giù per Zielinski che può vedere Calejón correre. Calejón ragazzi è davvero troppo forte. Calejón la mette in mezzo. Incredibile, incredibile. Tripletta di Miroslav. Ma che giocatore che è Calejón ragazzi. Pauroso Calejón. Manco esulta Miroslav. Tripletta al debutto. Eccezionale. Ma che cosa ha fatto Calejón su quella faccia? Riguardiamolo. Fa tutto lui praticamente. Io anticipo solo sul primo palo con Miroslav. Guarda lì. La schiaccia per terra, l'attaccante islandese lascia subito il marchio. 3-0 Napoli. E questo è l'inizio. Mamma mia. Hamsik. Miroslav innesca. Insigne che è fuori gioco. Attenzione al fuori gioco, ci dicono. Addirittura ci rompono anche i coglioni. Esce Tonelli, ovvero di una grandissima partita. Entra Koulibaly al 92esimo. Non so perché sia entrato, ma questo è il gioco. Vediamo un po' se finisce qui proprio su questo calcio di punizione. No, Zielinski, due di prima per Insigne. Insigne la passa di là. Perdiamo adesso i contrasti ragazzi, ma è anche normale. Guarda lì come lotta poi. Finisce qui la partita. Napoli debutta con un 3-0 tripletta. Tripletta di Miroslav. Eccezionale veramente. Eccezionale veramente. Manca a dirlo ragazzi, abbiamo preso 10, addirittura siamo arrivati al livello 72. Siamo arrivati al livello 72, ma non penso che sarà necessario per rimanere a Napoli, che comunque ha un attacco Mertens, ha un attacco Milik. Certo con un debutto così, io questo Giuminotto me lo direi pure, ma dubito che il gioco ci faccia questo incredibile regalo. Staremo a vedere, guarda lì. L'Islanda è pronta forse ad accoglierci, a meno loro. Giochiamo anche contro il Tigres ragazzi, questa partita non ce la perdiamo. Facciamo questa e poi chiudiamo il video. Poi una marea di like per questa nuova avventura ragazzi. Mi raccomando, controllate che il pollicione sia blu, perché YouTube ultimamente, se sa, non manda le feed, non mette like. Noi partiamo qui, rovesci, addirittura piove, quindi non sarà una partita facilissima con queste condizioni, ma noi siamo islandesi, siamo vichinghi, giochiamo pure così. Intanto, incredibilmente, ho preso quel lato senza guardarlo. Che tiraccio. Tutto pronto ragazzuoli, battiamo ancora noi, sempre lì, come punto di riferimento. C'è Calejón, c'è Kiri, che sono visto le formazioni.
penso che più o meno saranno simili a quello della scorsa partita. Diawara dovrebbe passarcela a noi. Infatti è così, inneschiamo il show. Certo, fare il COC con questo giocatore non è affatto facile, è molto alto, i passaggi non ha tantissimo. Ce la possiamo fare a fare qualche assist, soprattutto penso in categorie inferiori, oppure che ne so, io spero ovviamente che ci prestino a qualche squadretta di Serie A, ragazzuoli. Spero ovviamente, anche perché in Serie A ci sono delle squadrette di basso livello che gli servono un attaccante come il signor Mirosson. Allarghiamo il gioco di là, perché a noi ci piacciono gli esterni destri, soprattutto se Callejon, bel passaggio, ma Callejon addirittura riesce a tenerla, finta di Callejon, e forse aspetta proprio Mirosson, la palla a lui, Mirosson per poco, parliamo pure Jorginho che ci tira fuori, ragazzi, che intesa con José María Pepe Callejon, incredibile, incredibile. Occhio qui al Tigres, vicino al gol, noi abbiamo ancora il modesto Rafael in porta. Diawara, Isai, facciamo un po' stare la squadra, Callejon che con noi c'ha tanta intesa, però preferisce giustamente girarla di là a Jorginho. Diawara, occhio qui a Mirosson che si ferma, ragiona, bravo, Allan. Isai, vediamo un po' se ci imbecca Jorginho, noi cerchiamo forse Insigne si inserisce in aria, Insigne, per noi! Fernandez para, la conclusione è abbastanza debole di Mirosson, però ragazzi, ottima intesa, ancora Callejon, vediamo un po' cosa fa Callejon, perde pallone perché lì Milo lo chiude. Mamma mia, che palo che ha preso il Tigres, partita molto più complessa, guardate qui che cazzo di palo che ha preso, mamma mia, partita più complessa rispetto a quella contro l'Everton, non so il perché, ma ci stanno mettendo sotto, dobbiamo fare qualcosa, soprattutto dobbiamo servire un po' di più gli esterni, perché si sa, se serviamo di più gli esterni facciamo male, soprattutto con Mirosson in mezzo, ecco Callejon, subito Callejon, ci vuole mettere qualcosa qua, Mirosson tenta la conclusione a giro, stoppata dal difensore centrale del Tigres. Occhio a chi è gringo, Allan per Insigne allarga forse un po' troppo i cattivi, Callejon che recupera, Callejon la mette in mezzo, Mirosson non ci arriva, quasi fine, Callejon lì si tenta il suicidio, ancora noi, guarda, papà mio, Mirosson ha tentato il gol, fantastico da variare, guardiamo, mamma mia, fosse entrato questo, ragazzuoli, sarebbe sceso giù Napoli, perché siamo fuori casa, mamma mia. Fine primo tempo, ragazzuoli, partita un po' più tosta, come vi dicevo, è la Premier League a questo punto non è più quella della volta, visto che l'Everton ci ha fatto meno male del Tigres. Fatti scherzi, stiamo giocando un pochino più sottotono, serviamo molto di meno gli esterni e questa è un po' la conseguenza. Due affondi, però nulla di che fondamentalmente, se non la nostra conclusione, ma il portiere ce l'ha parata. Recupera un bel pallone Jorginho, Insigne ci può mandare a noi, e lo fa, Insigne ci ha mandato, rientriamo, a giro, Fernandez la para, ma abbiamo strozzato un po' troppo il tiro a giro e quella è la conseguenza, bella parata classica, potevamo fare molto molto di più secondo me, anche con un overall basso, leggermente basso, ancora però la palla a noi, mamma mia che apertura di Mirosa e Lorenzo Insigne, e Valencia, chiudiamolo, bravo Kirikesh, non gioca Tonelli, gioca Kirikesh, ma va bene comunque, l'altra fine del Tigre, come dice, però alla fine ci stanno mettendo un po' sotto, qui Zilischi la passa noi a... mamma mia, non so se sia fuori gioco o meno. Dobbiamo un po' allenarci sui filtranti, entra Gignac, grandissimo attaccante. Ecco, dicevo, bisogna allenarci un po' sui filtranti. Adesso invece la finalizzazione mi sembra molto molto buona. Il personaggio poi sorprendentemente ha una buona corsa. Ora bisogna vedere però contro difensori cazzoni. Occhio qui a Gignac, proprio lui appena entrato. Gignac per Valencia, Amsic chiude, anche Amsic appena entrato. Non so se qui riusciamo a imbeccare Insigne. No, i passaggi non ci siamo, 7,1 però. Va bene pure questo, 7, ci avevi messo una firma io ragazzoni, a un inizio del genere. Occhio al Tigre, Goduenas per Gignac, occhio che c'ha la botta Gignac, vedete me fare cose strane, ma non so perché. Gringo, occhio che per poco Valencia non becca la porta con questo tiro da fuori aria, forse stiamo finendo un po' la stamina perché non riusciamo manco più a tornare più di tanto. Sbaglio il passaggio all'indietro, ma lì Allan no, non la recupera, quando non la recupera Allan è brutta ragazzi, quando Allan perde il pallone è bruttissima, bravo qua Kirikesh,
buona anche la sua prestazione. Mi stanno sorprendendo molto i difensori centrali un po' riserve di questo Napoli, no? Occhio qui a Miroson, vediamo un po' se stavolta riusciamo a beccare Calehon. Sì, ci riusciamo, Calehon ci vuole a noi, ci aveva visto! Ci aveva visto José María Pepe Calehon. Poi facciamo salire un po' la squadra. Zilischi passa sto cazzo di pallone. Calcio d'angolo tigre, non ci facciamo fregare così. Rafael ci mette il pugno, speriamo di prenderla noi. No, la prendono loro. Valencia, possiamo partire in contropiede. Sta palla, non si sa chi tocca. Tonelli, buttala giù, Tonelli, vedici. Ci ha visto, aspettiamo che salga questo. Oh, ci può vedere. Sì, ciao. Zilischi per Calehon, lui non sbaglia. Lui non... E poco. Occhio. Ultima azione, forse Napoli. No, niente. L'arbitro fischia, ragazzuoli. Finisce la seconda partita 0-0. Penso il risultato giusto perché potevamo fare di più. Potevamo di più, saranno molto più forti del Tigres. Però ce l'hanno incartata bene. Qua è stato bravo, cerca di passare la palla. Ho sbagliato forse un po' di passaggi con Miroson, ragazzuoli. Questo sì, con Miroson ho sbagliato un po' troppi passaggi. Però va bene così. 7 e 10 fa 17. Bello, bello, bello così. È iniziata molto bene questa avventura a Napoli. Nessuna notizia in merito al calcio mercato. Però continuo a dire che secondo me andremo in prestito. Spero a qualche squadra di Serie A un pochino meno importante del Napoli. Qualche squadra magari che lotta per la retrocessione. Giochiamo anche questa partita, ma non oggi. Il video finisce qua. Mi raccomando, ragazzi. Tanti, tanti bei like per questa nuova avventura con Miroson, il vichingo eccezionale, veramente. Detto questo, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non avete già fatto. Da Miro è tutto, too sweet!